Buongiorno a tutti, io sono Roberto, ecco un altro Roberto. Un altro Roberto. Operazioni preliminari. Cambio, molla. Qui abbiamo un mono non definito, non sappiamo che cos'è. Un prototipo. Che cos'è? C'è scritto Diva. Che c'è scritto? Diva. Diva? Diva. Fa un po' vedere, mostralo un po'. Diva dovrebbe essere un Diva RR. Ah, capito. Quindi però bisogna cambiare la molla perché Robertino si è mangiato una pecora, la catena è un fittolo. Quindi abbiamo bisogno di una molla più grande. Questa è una 72, mettiamo una 75. Che cosa abbiamo qua? Ah, ma qua abbiamo un altro mono. Tutti a destinazione. Questo è il luogo dove vogliamo provare il mono. È un sentierino in salita con degli scalini fissi. E vogliamo dare le massime informazioni della salita, quindi pendenze, stato del terreno. Guardate cosa porta, guardate. Lo stato del terreno. La staggia. Aspetta. Cazzo, buono. Buono? Terreno buono, ottimo. Il ora metro. Prendiamo l'altezza degli scalini. Il e prendiamo la pendenza della salita. Della pietraia. E il metro ce l'hai dietro? Ho tutta l'attrezzatura possibile immaginare. Andiamo a misurare. Andiamo. Questo è il primo scalino. Non riesco a capire perché dobbiamo soffrire in questa maniera. Aspetta un attimo, aspetta un attimo che arrivo al dunque. Questo è il primo scalino, quello magari più normale di tutti. Sì. Leggete. Quanto abbiamo? Quando abbiamo? 36? Un attimo che non riesco a vedere. Eh sì, abbiamo circa 37, 38. Vabbè, metti a bolla. Vai. 37 e mezzo. Un attimo, fermo che controlliamo la livella. Ok. Stiamo a bolla? Sì. Non sempre, però. Va bene. Ok. Guarda un attimo il terreno di battaglia. Beh, visto da qui è tutto bello liscio, eh? Sì? Sì. Non è che per caso è asfaltato? Cosa, il terreno com'è, lo stato del terreno? Lo stato del terreno è buonissimo perché ho assaggiato prima all'inizio. E qui a metà? Buono. Buono? Sì, sembra quasi cioccolata. Forse merda, no? No, merda, speriamo di no. Ok, andiamo avanti. Giù. Le moto ci sono ancora. Vai, vai. Perfetto, bravissimo. Guardate che non è proprio asfaltata la salita, eh. Tino che si accinge alla curva, dritto in salita. Vai. Che è uno spettacolo, guardate. Poi con il mono Ohlins. Ci siamo, controlliamo un po' come lavora sta forcella. Com'è, Ro? Per me è perfetto perché
Questa salita è gettando, quando che un po' viscida se non si rimane impiccati. Quindi sali tranquillamente, anche se il fondo è viscido, lì hai la compressione, riparti tranquillamente piano, sali, ottima trazione, perfetto. Per me è perfetto. Funziona. Prima, a confronto dell'altro mono, oltre il fatto rettilineo, quando arrivavo su in cima, si imballava un po'. Può anche darsi che io non riuscivo a regolarlo, oppure non lo so regolare, ma quello essendo così complicato, penso che ci vuole uno scienziato. Questo qui riesce a regolarlo benissimo per me, benissimo, con pochi accorgimenti riesce a trovare l'assetto giusto. Dopo è dura. Ci vorrebbero un po' meno bistecche, meno sargicce, allora forse veni su più, però sfido chiunque a queste condizioni di venire su più forte. Test estremo, due lance sopra una moto, due vitelli da 85 kg sul mono, sul mono PDS, diva PDS, se resiste a questo stress, altro che supercross. Vai, no, fai doppio, vai doppio, vai! Vai! Porca pa... Saggi, voglio vedere se si degna di fermarsi. No, non si ferma nemmeno. No, nemmeno stavolta. Andarò. Proprio per non battere un dispetto, sennò mi finirei un serbatoio di benzina solo qui. Guarda, mi fermo proprio per te. È sceso il sole, non Mamma lo so. Mamma mia. Massima goduria, guarda. Guarda, massima goduria. Senti, vogliamo andare sicuri a mangiare qualcosa? Che a me mi è arrivata una fame. Ma io direi ora come... di prendere una bistecca, forse mangerò anche l'osso. Vedo adesso. Ok. Tu magari sei invece la solita pecora con ufittulu. A catena, per i marchigiani naturalmente. È sottotitolato, non so come, la traduzione. Proviamo, andiamo a mangiare. Ok. Ciao.